Entro la fine di novembre la giunta regionale approverà la delibera di pubblicazione dei bandi per la parte del FAS della Valle Peligna che riguarda i privati. Lo ha annunciato a Sulmona il vicepresidente della giunta regionale Giovanni Lolli, incontrando gli amministratori e il partenariato locale che ha lavorato all'istruttoria tecnica del FAS. La dotazione finanziaria complessiva per la Valle Peligna ammonta a 16 milioni di euro, di cui circa la metà, 7,7 milioni, è destinata alle piccole e medie imprese private che vogliono investire e creare occupazione sul territorio. Naturalmente, prima di fare questo bando, doverosamente siamo qui a condividere l'impianto che secondo noi deve avere questo bando. È un bando che, essendo la giunta, decidendo la giunta a fine novembre, c'è una settimana di tempo per la pubblicazione sul bollettino, dopodiché il bando deve rimanere aperto ovviamente un mese e mezzo, significa che le domande, le imprese le potranno presentare diciamo entro la fine dell'anno, il tempo per esaminare la graduatoria e poi questi finanziamenti possono partire, le attività, tenete presente per le imprese che le imprese È ammettibile come finanziamento tutto quello che le imprese fanno dal giorno dopo in cui hanno presentato la domanda. Quindi anche un'impresa che volesse cominciare a lavorare, incomincia a lavorare e poi gli è rimborsato anche quello che ha fatto dal giorno dopo della presentazione della domanda. Per la cosiddetta parte pubblica del FAS non si procederà a bando ma mediante lo strumento dell'accordo di programma quadro. Su questa parte lo schema è quello già designato dal partenariato locale e cioè 4,8 milioni di euro destinati al collettore turistico Prato La Peligna e Terra dei Peligni, 2,8 milioni per investimenti della SACA e Cogesa e 1,2 milioni di euro per gli impianti di risalita di Scanno e Campo di Giove, infine 500 mila euro per il piano marketing del Piano Nazionale della Maiella.